Prosegue a pieno ritmo la regular season della Serie A maschile prima divisione nazionale, 15 gare in programma in campo, tutte le compagini dei tre raggruppamenti ad eccezione della Tecnoelettronica Teramo nel girone C. Nel raggruppamento A è derby per la capolista Loacker Bozen che alla Pala Gasteiner riceve l'indata Meran e gioca per proseguire il suo cammino positivo fatto di 11 vittorie consecutive. La gara sarà diretta dai signori Regalia e Greco a partire dalle 19. La squadra di Fusina guarderà con interesse inoltre allo scontro del Palavis dove si affrontano Pressano e Trieste. I trentini sono al secondo posto mentre la squadra di Oveglia è terza. La gara dunque mette in palio punti importanti e sarà arbitrata dai signori di Domenico Fornasier, il via alle 19. Cassano Magnago e Force Brixen, nonostante gli 8 punti di vantaggio in favore di Iurina e compagni, si preannuncia sfida equilibrata al Palatacca, dove dirige la coppia Iaconello-Iaconello dalle 20:30. Altro derby del girone A dopo quello tra Bolzano e Merano, quello che mette di fronte Solar Plus, Rovereto e Metal Cedar Mezzocorona, coi padroni di casa che hanno ottenuto sabato scorso la loro seconda vittoria stagionale. Sono distanti 3 punti ora dagli uomini di Rizzi. La contesa si apre alle 19, arbitri Bassi e Scisci. Va alla ricerca dell'ottavo successo stagionale infine l'Estense Ferrara che riceve domani l'MT Group, si inizia alle 18, arbitrano Regalia e Greco. Nel girone B appuntamento casalingo per la prima della classe, l'Ambra, che dalle 18 affronta la Farmigea, arbitri Visciani e Busalacchi. La Terraquila Carpi, seconda forza del raggruppamento, fa invece visita a Romagna, che da par suo ricomincia dai 18 punti conquistati nelle prime 11 gare di campionato. La partita inizierà alle 18:30, arbitri Colasanto e Felice. Impegni tra le muramiche poi per Luciana Mosconi Dorica e Sassari. Marchigiani opposti alla nuova era Casalgrande con la contesa arbitrata dai signori Carrera e Rizzo alle 18:30. Formazione sarda invece, avversaria del Bologna, con fischio d'apertura della coppia Corioni-Muratori in programma alle ore 19. Ultima sfida in calendario, lo scontro salvezza tra Castenaso e Cingoli, appaiate in fondo alla classifica con 3 punti ciascuna. Gara arbitrata dai signori Malone e Fabian, si inizia alle 21. Nel girone C la Junior Fasano è di scena, da imbattuta in casa del Città Sant'Angelo, sesto nella classifica del girone C. Arbitrano la contesa Zendali e Riello col via alle 18 in terra abruzzese. Trasferta impegnativa per la seconda in classifica, il Conversano che è di scena in casa della quarta forza del raggruppamento, la Semat Fondi. La partita avrà inizio alle 18, arbitri Romana Romana. I signori Cimini e Ciotola dirigono dalle 18 invece il match Cuschieti in Tini Noci alla Pala Santa Filomena. Impegnata in casa infine Putignano e Lazio. I pugliesi a 3 punti affrontano il Cus Palermo che di punti ne ha 9. Si comincia alle 19, arbitrano Vairo e Balzano, mentre la formazione allenata da Langiano è opposta alla Geoter Gaeta. Il derby tra le due compagini laziali si apre alle 20, arbitri Simone e Monitillo.